Beh, adesso che è molto migliorata la situazione, nel senso che già un mese fa tutte le aziende hanno riaperto, adesso tutti stanno andando a lavorare, c'è molta più gente in giro, gli autobus hanno ricominciato a girare. Così a Danzhou, nella provincia dello Zhejiang, secondo il racconto di Eleonora, 22enne riminese, che da alcuni mesi in Cina fa la ragazza alla pari e insegna inglese a una bimba di 4 anni. La famiglia in cui eri, come l'ha, cioè l'ha vissuta? Molta fiducia nel modo in cui la situazione è stata gestita dal governo e da tutti i comunicati, i dati, molta fiducia. E forse è un po' la mentalità cinese questa fiducia che hanno nel loro governo. Studentessa di lingue orientali, insieme alla famiglia che la ospita, è stata per lunghe settimane asserragliata in casa a 700 km di strada da Wuhan, città epicentro dell'epidemia. Allora, in realtà la cosa è iniziata con una quarantena volontaria, non c'è stato un obbligo da parte del governo inizialmente. Poi hanno messo delle restrizioni. Che differenza di percezione hai notato? Non c'era tutta questa ansia, tutta questa preoccupazione, forse anche per la fiducia comunque nelle misure prese. Mentre in Italia ho visto molti, anche parenti o amici, che mi hanno scritto super preoccupati, come se fosse la fine del mondo. Qui ha funzionato in un certo modo, perciò perché non dovrebbe funzionare anche in Italia. Quindi cerchiamo di rispettare la quarantena. Rendiamoci conto che lo facciamo non solo per noi, ma anche per le persone che ci sono accanto e ci sono vicino.